Sindacati, istituzioni, associazioni, ma anche semplici cittadini e tantissimi studenti. È stata forte la partecipazione questa mattina a Nuoro alla Marcia della Salute indetta dai sindacati CGIL, CISL e UIL per protestare contro la condizione di abbandono in cui versa ormai da tempo la sanità nuorese, dallo smantellamento del San Francesco alla carenza di medici di base e pediatri in provincia. Un corteo pacifico ma fermo nelle sue posizioni che ha sfilato dal ritrovo in Piazza Sardegna fino all'arrivo in Piazza Vittorio Emanuele, dove era già presente e resiste da ormai 3 settimane il sit-in dell'associazione Vivere a Colori, che si propone come punto di dialogo e di confronto sulla necessità di restituire ai cittadini del territorio una sanità pubblica che funzioni. La sanità nuorese è veramente al collasso, sia partendo dall'ospedale fino al territorio. L'ospedale San Francesco, che fino a 10 anni fa garantiva servizi di qualità e di alta specialità, oggi è stato completamente smantellato. Lasciando San Francesco, se andiamo al territorio, cosa abbiamo? Medici di medicina generale assenti, non ci sono, i pediatri non ci sono. E quello che è ancora più scandaloso è che a volte sono precari da più di 3 anni. Così non possiamo più andare avanti. Nuoro deve ridiventare un polo di eccellenza, deve ridiventare il terzo polo sanitario regionale di eccellenza, e non che trasferiamo tutte le nostre attività dal pubblico verso il privato. La sanità deve essere pubblica, perché solo così saremo in grado di garantire assistenza, cure a veramente alle persone che ne hanno necessità e bisogno, e sono tante, dai reparti oncologia, la radiologia, tutti i reparti che stanno chiudendo, l'ospice, vi ricordate l'ospice dello Zonchello? Quindi noi dobbiamo continuare a lottare, e lo faremo anche in futuro, nei prossimi giorni, continueremo a lottare perché questa battaglia non possiamo perderla. Il segno tangibile di questa manifestazione è già la partecipazione, evidenzia il fatto che è sentito, è il primo problema appunto di questo territorio, e facciamo un appello appunto a chi ha il dovere a Cagliari di assumere decisioni e provvedimenti immediati affinché questo non diventi davvero una cosa ancora più drammatica, che può anche scalutturire in disagi sociali e in reazioni anche scomposte.